Sinceramente non ci aspettavamo di vincere di così tanto, perché comunque la Virtus l'anno scorso ha vinto lo scudetto cadetti, comunque era una squadra attrezzata, però dall'inizio siamo stati bravi ad aggredirli, loro dopo un po' hanno mollato, anche perché non abbiamo più rotazione. E comunque sinceramente non è stata comunque una partita facile, anche se il risultato può far sembrare una cosa del genere. Tu l'hai infilata tutta però. Qua insomma può far sempre di meglio, speriamo domani, non è ancora finita insomma, è stato un primo passo verso qualcosa di più. Chi preferisci, Montepaschi o... Una vale l'altra a questo punto, per vincere bisogna battere tutto, non c'è differenza. Tutta la partita sia stata una partita difficile molto, perché il Treviso è veramente forte, sono soprattutto fisici e comunque io non credevo giocassero così bene di squadra. C'hanno molti giocatori che sono veramente forti individualmente, ma ci hanno messo veramente a dura prova, è stato davvero difficile. La loro forza, secondo me, è mettere la palla dentro per poi ributtarla fuori per i tiratori, c'è molti tiratori grandi lunghi, è stata davvero dura. Purtroppo abbiamo perso, noi potevamo fare qualcosa di più per non prendere un'imbarcata così forte già dall'inizio. Speriamo di far bene domani. Ma niente, diciamo, non siamo riusciti a gestire tantissimo il nostro vantaggio, abbiamo accumulato all'inizio della partita, Udine ovviamente, sentendo che essendo una semifinale scudetto, non ha mollato neanche un centimetro. Noi purtroppo ci siamo un po' scoraggiati sul recupero di Udine, abbiamo un po' arrancato, però poi alla fine siamo riusciti a prendere un distacco anche minimo, però per arrivare in finale basta avanzare, dai. Ma allora, oggi abbiamo fatto una... siamo partiti un po' contrati, avevamo paura all'inizio, che dal nome Montepaschi, forse eravamo un po' intimoriti, anche stanchi. Abbiamo giocato tutte le partite, non mai avuto un giorno di riposo. E quindi il primo tempo abbiamo giocato male, abbiamo sofferto anche molto sui loro tiri da fuori. Poi il secondo tempo siamo entrati dentro con un altro piglio, se volevamo... abbiamo lottato su ogni pallone, infatti siamo subito tornati in partita. E siamo giocati punto a punto fino alla fine, dove per qualche episodio purtroppo non siamo riusciti a vincere e andare in finale. Però certamente il risultato di entrare tra le prime quattro è sicuramente molto positivo, perché non ci si poteva aspettare questo risultato inizialmente.